grazie per la domanda, perché la seconda parte mi consente di dire una cosa che avevo dimenticato nella relazione, che invece tenevo. Dunque, il ruolo dell'Italia in merito alla vicenda israelo-palestinese e ai percorsi di pacificazione non è mai stata molto, come dire, né determinante né dignitosa dal mio punto di vista. Well, thank you for the question. First of all, you gave her the possibility to say something that she cannot tell in she forgot to tell in her lecture, and she said that the role of Italy until now was not really important, was marginal. Dico questo non perché non ci siano stati momenti in cui l'Italia ha avuto dei ruoli importanti nella vicenda, ma perché fondamentalmente, come molti altri stati europei e anche l'Unione Europea in quanto tale, ha molto usato la vicenda palestinese, ma in realtà per continuare tranquillamente ad avere dei rapporti privilegiati con lo Stato di Israele, nei fatti. So it is because Italy, but at the same time also Europe, just utilize the problem of Israel and Palestinian, but just continuing having a relation, economic relation, a political relation with Israel. Non possiamo dimenticare che durante il bombardamento a tappeto di Gaza nel 2008-2009 c'era comunque l'Unione Europea che nella gran parte dei paesi che la compongono, parliamo dell'Europa a 27, non dell'Europa a 15, caldeggiava l'ingresso dello Stato di Israele all'interno dell'Unione Europea. Parliamo di quei famosi 17-22 giorni, non ricordo più, di bombardamenti in cui 1440 persone, in gran parte civili, che non avevano via di fuga, sono state massacrate. In quelle settimane Israele veniva invogliato ad accettare degli accordi, ovviamente li accettavo perché non aveva alcun interesse a non accettarli, accordi di rapporti privilegiati a livello economico, di scambio economico con l'Unione Europea.